ragazze, allora oggi torno dei prodotti no, quindi prodotti con cui non mi sono trovata bene, che non mi sono piaciuti, e ne ho alcuni stavolta che veramente mi hanno deluso tantissimo. Primo tra tutti questo struccante Makeup Forever Sense Eyes, mi sembra che l'abbiate già visto, forse nel video haul quando l'avevo acquistato, e questo l'avevo preso in Italia perché mi ero ritrovata senza struccante per gli occhi e questo sembrava formulato apposta per gli occhi sensibili, quindi mi sono detto ok, proviamolo. E mai scelta fu peggiore, perché non so come riescano, non so come possano scrivere che è fatto per gli occhi sensibili, perché brucia terribilmente. Una cosa che non mi era mai capitata con nessuno struccante, che non brucia soltanto quando entra negli occhi, brucia anche tutta la parte attorno, quindi tutta la zona in cui vado ad applicare questo struccante poi brucia tremendamente e mi viene anche un arrossamento, non una reazione allergica, è proprio questo prodotto che è aggressivo, non è per niente delicato. E con il prezzo che ha, ragazze, veramente evitatelo piuttosto. Sono migliori quelli che si trovano in supermercato, che costano meno della metà. Altro prodotto che boccio è questo deodorante in crema della Planters. Allora, mi piace di questo prodotto il fatto che contenga dell'aloe vera, quindi vuol dire che è ideale per le pelli più delicate, più sensibili. Non contiene alcol, quindi insomma questa è un'ottima cosa. Il problema di questo deodorante è che è come non applicarlo, nel senso che non fa il suo dovere, non funziona. Funziona proprio, almeno su di me, non funziona questo deodorante, l'ho provato un paio di volte e poi ho dovuto veramente smettere perché era come non averlo. Altro prodotto che boccio questa volta è MAC ed è questo eyeliner liquido, lo Super Sleek Liquid Eyeliner. Il problema di questo eyeliner è che, uno, il colore non è omogeneo, sembra troppo acquoso e quindi è difficile da stendere se voglio fare una linea dritta perfetta. E poi non mi piace il fatto che non si asciughi mai, nel senso che devo stare lì con l'occhio chiuso per un quarto d'ora ad aspettare che sia completamente asciutto, altrimenti se lo apro viene fuori il patatrac perché macchia ovunque. Preferisco di gran lunga gli eyeliner in gel della MAC oppure quelli a pennarello, ma questo veramente mi ha deluso tantissimo. Altro prodotto che devo bocciare è questo shampoo della Garnier. In realtà quello che voglio bocciare l'ho finito e ho buttato la boccetta. Sono i gatti che aprono le porte. Ok, lo shampoo con cui mi sono trovata molto male è quello al pompelmo, sempre della stessa linea, però quello ha la bottiglia arancio rossa. Il problema di quello shampoo è che è estremamente aggressivo, ho notato un grosso peggioramento sui capelli e lo avete notato anche voi, non che prima i miei capelli fossero splendidi perché non li ho curati tantissimo nell'ultimo periodo e si vede, però quello shampoo vi garantisco è la fine, cioè è troppo aggressivo. Se avete i capelli sottili, secchi, se avete i colpi di sole, veramente evitate questi shampoo. Mi piaceva moltissimo il balsamo di questa linea, senza parabeni, senza siliconi, era fenomenale veramente, ma gli shampoo sono davvero tremendi, questo adesso lo sto utilizzando per pulire i pennelli. Altro prodotto no è questo balsamo labbra Burt's Bees, da non confondere con quello che amo, perché lo stick è praticamente lo stesso, cambia veramente il colore di pochissimo, l'altro è un pochino più arancione sul tappo. Questo me l'hanno regalato al Beautycon ed ero convinta che fosse quello che io amo, in realtà no. Quello che piace a me è fatto con il miele, se non sbaglio. Questo invece è alla cera d'api ed ha della menta all'interno, che prima cosa dà fastidio sulle labbra, perché quando voglio idratarle mi dà fastidio questa sensazione di menta fresca, perché se voglio idratare le labbra, non lo so, non mi piace la sensazione di menta, e altra cosa, non idrata le labbra come l'altro. Visto che hanno lo stesso prezzo, vi consiglio veramente piuttosto quello al miele rispetto a questo. E poi, ultimo bocciato per oggi, la crema mani della Kiehl's. Questa crema mani costicchia, pensavo fosse una buona crema mani, ero tutta felice, in realtà mi sono trovata veramente molto male con questa crema. Dicono sia perfetta per le mani molto screpolate e vi garantisco che non fa quello che deve fare. Quella della Burt's Bees è molto meglio, questa non dà benefici proprio alle mie mani. La applico, le sento meglio dopo mezz'oretta, tempo che si è assorbita, tutto il beneficio scompare e le mani sono come prima, se non peggio, quindi non ve la consiglio assolutamente. E niente, questi sono i prodotti no del giorno. Fatemi sapere nei commenti, che mi dimentico sempre di dirlo, ma fatemi sapere nei commenti quali sono i prodotti che bocciate voi. Un bacio mega gigantissimo e alla prossima! Ciao! Quante volte ci ho pensato prima di pubblicare il primo video? Tipo poco, solo per 2 mesi.